Benvenuto a bordo. Perché ho l'impressione che sia una missione di volo? Forse no, dai. Questa roba si distrugge? Certo che si distrugge. E ovviamente appaiono le guardie. Tenente, cosa succede? I vostri soldati vengono sconfitti da un nanerottolo blu. Ecco cosa succede. Io intanto continuo a jumpare. Ecco, fatto. Cos'è questa? Ah, quella congelante. Congelante che poi, onestamente, usiamo talmente poche volte. Allora, avevo visto, esatto. Finalmente sei arrivato agli hangar militari. La prigione è solo pochi settori più in là. Chissà perché ho la sensazione che verremo catturati. E questo ci porterà all'inizio del film. Ecco qua, questa è... Ok. Effettivamente forse è un plus. Sì, guarda, col cavolo che mi metto a seguirti. Dicevo, forse è un plus aver cambiato la pistola con questa qua esplosiva. Dobbiamo solo fare attenzione a non sfruttarla nel modo sbagliato. Ovvero... ci arrivo lì? No, aspetta. Dove dobbiamo andare ora? Ok. Onestamente non ci credevo fino a che non l'ho fatto. Dunque, ora... dobbiamo andare qua sopra, perfetto. E meno male che c'è un checkpoint. Questo? Oh! Carino! Ecco. Ehi! Chi è che mi spara? Ecco, troppo... No! Allora, mi sembra di aver visto una pistola... Aspetta, no, ok, perfetto. No, forse me la sono sognata, però in ogni caso... Dicevo, in ogni caso, esatto. Un filmato, ecco, vabbè. Una cavolata, però, perlomeno. Perché lasciarlo indietro? Aspetta. È un po' difficile riuscire a incastrarsi in queste zone, calmo. Qua mi sa che... prendo danno, perfetto. Ok, no, non ha preso danno. Troviamo qualcosa? Sì, c'è un cosciotto, ma niente più, niente meno. Ok, e ora possiamo proseguire. Io ho visto che, esatto, c'era qualcosa. Ah, ma lì ci sono le navicelle. Sono quelle... Da dove è arrivata questa pistola? Scusami. Va bene tutto, ma... Vabbè, guarda, non fa nulla. Che ne dici di questo? Che ne dici invece... se ti sparo appena sei spawnato? Ecco qui. Che è ancora, tra l'altro, la pistola, esatto, esplosiva. Manco l'abbiamo ancora usata. Certo, bello il colpo appena morto. Va bene, va bene. Allora, di qua. Perfetto. Ok, possiamo andare anche di là. Ma le navicelle mi fanno danno? Ok, io di qua non posso proseguire, però di là c'è ancora... Calmo, ok. Dicevo, c'è ancora un coso di DNA che mi sembra che mi abbia seguito, o me la sono sognata? Mi sa che me la sono sognata, vero? Ok. Ok, calmi un attimo. È un po'... Eccolo qua, perfetto. Era un po' incasinato, ma ce l'abbiamo fatta, meno male. Allora, di qua si prosegue, certo che si prosegue. E c'è un po' di gente da tirare giù. Quel coso... Ecco qua, meno male che avevamo il lanciarazzi anche noi. Posso rubare la navicella? Ovviamente no, perché Stitch non usa quella blu, usa solamente quella rossa. Posso farle saltare in aria? Non posso farle saltare in aria. Di qua si prosegue? Di qua si prosegue. Allora, prendiamo il checkpoint. Iniziamo da questo. Torniamo un attimo indietro, perché mi sa che mi sono dimenticato. Esatto. Una rampa. Appena, esatto, riesco a saltare sopra. Perfetto. Siamo arrivati
alla cima. Ecco qui. Allora, calmo, per favore, non cadere di sotto, mi raccomando. Anche perché non c'è modo di ucciderci, e quindi se cadi mi devo rifare tutto il percorso, mi raccomando, eh. Non vedo la telecamera, grazie. Ecco qua. Vabbè, oh, sono pochi cosi di DNA, ma meglio che lasciarli indietro, giusto? Ok, mi rifaccio il percorso piuttosto che rischiarmela facendo qualche salto strano. Eccoci qua. Ok, cosa vuoi dirmi? Quelle navicelle possono trasportarti, ma devi fare attenzione. Ok, mi posso trasportare perché vanno lente? È questo il senso della frase? Ma io come ci arrivo da quella parte? Ok, in questo modo. Ok, no, volevo entrare là sotto. Volevo vedere cosa c'era. Allora, calmi un attimo, aspettiamo. Esatto. La navicella là qui, perfetto. Ah, ok. Onesto, non pensavo. Non pensavo. Oh, ma mi sa che era la soluzione giusta questa, eh. Scherza, scherza, ma mi sa che senza neanche volerlo o ho tagliato un pezzo, o comunque anche di sopra era la soluzione. Quindi, ehi. No, quella di ghiaccio no. Oh, cavolo. Preferivo tenere quella esplosiva. Avrei preferito. Ok, andiamo di sotto. Vediamo che cosa nasconde. Ma se io finisco qua sopra, muoio? Beh, volendo possiamo tentarla, sai? Meglio prima di tutto. Calmo, calmo. Prima di tutto andiamoci a prendere questo pochino di DNA e vediamo se c'ho ragione. Immaginavo, guarda, tanto meglio così. Lì c'è un altro filo. Prendo la scossa? No, perfetto. Ecco, fatto, perfetto. E abbiamo trovato anche un altro filmato. Ma questo... grazie. A questo punto mi chiedo se andare sopra era una soluzione oppure no. Vabbè, oi. Attaccati. Stitch, per favore, attaccati. Ok, meno male. Eccoci qua. Siamo... Ok, credo che il mio obiettivo sia andare sopra. Il problema è che... come ci arrivo? Ah, e allora c'era una pedana. Cavolo. Tra l'altro lì ho visto... male, ho visto un coso di DNA. Ok, forse ho visto male. Forse ho visto male. Vabbè, io proseguo intanto. Non mi sembrava che dove eravamo prima era la soluzione. Perfetto, grazie. Grazie, perché mi sa che mi stavo andando a bloccare inutilmente in una zona morta di là, vero? Ecco, qui di nuovo. Oh, grazie. Di nuovo il lanciarazzi. E lì abbiamo... ok, meno male, i cavi scoperti. Meglio evitarli per non rimanere fulminati. Calmo. Eccoci qua. Che poi il lanciarazzi è la cosa migliore in assoluto. Risali? Ah. Quella lì mi sa che non è tanto sicura da utilizzare. Ok, calmo. Eccoci qua. Guarda, lo sapevo che sarebbe spawnato qualcuno. Quanto lo sapevo, e quanto sapevo che dentro queste scatole qualcosa la nascondevano. Anche se è cibo, chi se ne frega. Lo sapevo che sarebbe successo. Quella piattaforma non mi sembra tanto sicura. Comunque, anche di qua appare qualcuno. Oh, strano. Strano. Ok, il mio obiettivo quindi... oh no. Vabbè, ok, dicevo, il mio obiettivo quindi è andare su questa piattaforma un po' poco sicura e aggrapparmi a quei fili. Ma se a questo punto io la tento... esatto, senza andare sulla piattaforma facciamo prima. Scusami, è stato il metodo più sicuro per evitare una morte... esatto, un pelo fastidiosa. Eccoci qua. Ma mi fanno danno le macchine che vanno a grande velocità? Sembrerebbe di no, ma
Sai com'è? Evitiamo di tentare ancora la sorte. Qua c'è qualcosa, sembra di no. Ok, sempre più in alto stiamo andando. Siamo sempre più in alto. Io intanto ho preso qualcosa? Sì, un altro checkpoint, ok, perfetto. Tizio Koira. No, di nuovo la pistola congelata. Maledizione. Allora, proviamo. No, beh, dai. Non penso. Invece penso sì. Penso proprio di sì. Ok, per fortuna ci siamo arrivati. Anche se onestamente non so quanta ne sia valsa la pena. Non so quanta ne sia valsa la pena di fare questa stupidata. Anche perché poi dopo, in qualche modo, devo pur tornare indietro, grazie. Beh, forse da qua ce la faccio. Forse era l'arrivo, sai che era un pelo. Vabbè, meglio così, tanto avevamo preso il checkpoint. Dov'è quell'esplosivo? È scomparso? La mia morte l'ha fatto despawnare? Tanto meglio per noi, eh. C'è qualcosa qui? Sembra di no. Ah, ok. Vabbè, meglio per noi, dai. Allora, le navicelle sono partite, questo è poco ma sicuro. Oh, grazie. Ok, di nuovo i fili. Ok. Oh, ma ok, calmo. Esatto, calmo che c'è un po' di roba da prendere. Vabbè, dire che è andata come è andata, no? Tanto meglio per noi. Mi sa che siamo arrivati verso la fine. Lo spero, e anzi in realtà mi sa che no. Mi sa che questa caduta non è stata una cosa positiva, e anzi dobbiamo rifarci la scalata. Però non mi ha preso il DNA. Ok, la vera domanda è: dove dobbiamo andare noi? A parte glitchandoci all'interno del muro. Ok, piano piano lo scopriamo. Credo che questa sia la nostra destinazione, sai. Perfetto, forse sono esplosi in due. Dei cavi scoperti, con i tuoi artigli ti sarà facile neutralizzarli, eh? In che senso? Ah, ok, vabbè, non era propriamente quello che mi hai detto di fare, ma vabbè. Eccoci qua. Perfetto. Boss fight? Mi sa tanto di arena. Guarda, lo sapevo, già me l'aspettavo infatti. E sono abbastanza sicuro che dentro quelle ceste ci siano delle armi. Oh, immortalità, fantastico. Ok, datemi tutto quello che avete. Anche se onestamente è poco. Però ci mancano solamente due di... come si dice? Due di DNA per... oh, la prigione. E siamo anche arrivati a fine livello. Dicevo, no. Beccatelo. Ok. L'importante è che l'abbiamo... dov'è? Fammi uscire. Dicevo che l'abbiamo colpito. Meno male che muore anche con quella di ghiaccio. Grazie. Hai abbastanza DNA per proseguire se vuoi. Lo so, grazie. Io sai che ti dico. Allora, siamo già vicino a fine livello, ma ho visto che c'era ancora della robina. Comunque i tizi col cannone muoiono anche con quella di ghiaccio. Buona sapersi. Sì, sì, adesso ti vengo a liberare. Prima fammi piedi a esplorare. Devi liberarmi. Un attimo. Ho visto che ci sono delle piattaforme mobili. Fammi fare un giro, no? Piattaforme mobili che mi portano... oddio, ancora più in giro nei collezionabili, eh. Guarda, sarei tentato. Però ti ringrazio, ma arrivato a questo punto l'unico motivo per andare avanti è la sopravvivenza. E la mia sopravvivenza è proprio qua davanti. La mia sanità mentale non vale questo gioco.
va benissimo così. Ma io voglio conoscere il bambino che è riuscito a prendere tutti e 900 i cacchi di DNA. E voglio una fotografia di questa impresa. Voglio una fotografia.